Penso però che questo sia uno degli altri meriti che in qualche modo ha avuto il PD e che ha avuto questo governo, perché ha avuto il coraggio di investire nelle donne e per la prima volta noi in Italia siamo il quarto governo al mondo per presenza femminile, cioè solo altri 3 paesi nel mondo hanno un governo con più donne di noi. Questo la dice lunga su come sono messi nel resto del mondo comunque, perché vuol dire che ancora il ruolo delle donne in politica non è così forte. Da noi per fortuna c'è stato un cambio, c'è stato anche in tanti ministeri importanti, dalla difesa allo sviluppo economico, e c'è un investimento vero nelle donne in politica, in Parlamento, tante colleghe parlamentari grazie anche alla segreteria precedente. Penso però che la differenza sia soprattutto in quello che le donne che in questo momento hanno un ruolo di responsabilità riescono a fare anche per le altre donne, in modo particolare per quanto riguarda, nel mio piccolo ovviamente, la partecipazione politica attraverso le norme che abbiamo messo nella legge elettorale, nelle riforme costituzionali, ma soprattutto per favorire l'occupazione femminile, perché credo che sia il primo requisito poi per l'autonomia, per l'indipendenza, per la libertà anche delle donne di fare proprio scelte, che facciano politica o che facciano un altro lavoro. E da questo punto di vista, per esempio, tutte le norme che vanno a favorire la possibilità per le donne di non dover scegliere tra la famiglia e la professione vadano in questa direzione, e anche il fatto che non c'è più scritto nella legge che debbano essere necessariamente le donne a usufruire di questi congedi, di questi permessi, di queste possibilità, ma magari una famiglia può decidere che è l'uomo che sta più a casa con i figli e la donna lavora di più. Ecco, anche questa equiparazione molto semplice che però c'è nelle norme sul Jobs Act.